4 ottobre 2019, segnatevi la data, perché oggi a Copenaghen si scrive una pagina importante nella storia della tecnologia applicata alla sostenibilità, ma anche al design e alla cultura sportiva. Apre ufficialmente, dopo 10 anni dal concepimento dell'idea, Amabake, ovvero Copenhill, il termovalorizzatore con pista da sci sul tetto. E la pista da sci è made in Italy, made in Bergamo. Per Neveplast oggi è una giornata speciale ed unica. Dopo tanti anni di duro lavoro e di innovazione siamo a Copenaghen ad inaugurare la pista da sci su un nuovissimo e pulitissimo termovalorizzatore. Oggi sul tetto di Copenhill ci sono davvero tutti a salutare il battesimo di questo incredibile progetto, a partire dal sindaco di Copenaghen, l'architetto che rappresenta lo studio Big, e noi abbiamo portato qualcuno dall'Italia. Ho appena finito di sciare, mi sono divertito un sacco, progetto pazzesco, ed è bello che ci sia anche una ditta italiana dietro tutto questo, dalla pista artificiale alla neve naturale. Vi aspetto tutti ai mondiali Cortina 2021, mi raccomando, non mancate, vi aspetto. Copenaghen quindi vince la sua scommessa contro i rifiuti, e mentre si scia sul tetto del termovalorizzatore, sotto c'è un cuore pulsante che lavora e garantisce riscaldamento per 160.000 abitazioni e elettricità per 60.000 case.